MC Rex. Okay. Stavo a fare sul drone. Sì. Ok. Ragazzi, benvenuti e bentornati in questo nuovissimo video prettamente estivo. Siamo con il mio amico Murri. Sul mio canale uscirà la settimana estiva. Non dovevi dire questo. No, lo dovevo dire perché è prettamente estivo. Ricordiamo che sei qui grazie a me. Sì, grazie. Però siamo... è uscito anche questo. Siamo... siamo alla baietta al lago Poma, ragazzi, in questa location pazzesca, super figo. Questo qua dietro è un lago. Che non è a Piana, ricordiamo. Che non è a Piana perché Murri era convinto fosse il lago di Piana, non c'entra. Ma invece niente. No, è a Partinico. Ma oggi siamo a petto nudo perché andremo a fare una sfida che ho visto chiaramente su TikTok. Bellissima. E ho pensato di riprodurre semplicemente per farci del mare, così all'inizio di questa giornata piena di video. E staremo tutto il giorno con una ceretta nel petto. È giusto, è giusto. Cosa faremo? Qui spiega, davanti, spiega. Qui davanti abbiamo tanti palloni. A questi palloni sono collegate tante corde. Solo due di queste saranno collegate a una ceretta sul nostro petto, che adesso Manfredi ci... ceretterà. Ci ceretterà. Ma prima, mio caro Murri, ti devo dire che io non sono solo un creator da tavolo. E che cosa sei? Un creator da tutto. Guarda qui dove ti ho portato. Mi hai portato. Dove ti ho portato. Quindi ti ho reso io un creator a 360 gradi. Esatto, un creator dove che fa vlog. Polivalente. Polivalente, un creator polivalente. Ed è per proprio come hey rap. Quanto pisa, quanto qui hai messo? Grazie Manfredi che lancia le cose. Proprio come rap, ragazzi, che non è solo una borraccia, ma è molto di più. Perché grazie ai suoi fantastici pod, qui ne abbiamo due, quali abbiamo? Abbiamo Virgin Mojito, che qualcuno ha già aperto, quindi Manfredi, non so regolare. È Strawberry Balsamic. Bello. Adesso sceglieremo il Virgin Mojito perché è quello che più mi interessa e che più voglio provare. Ok. Ragazzi, il rap non è solo una borraccia perché grazie ai pod e grazie all'olfatto retronasale potrete bere della semplice acqua, però con un gusto super particolare dato appunto dai pod. Come sempre andiamo ad aprire la nostra app. Questa tra l'altro è la borraccia estiva con colori diversi. Termica. Termica adatta per l'estate. Quindi, ah, non era aperto il pod, è malfidente. Buono. Mentoso e fresco. Che odore che mi è arrivato. Un botto. Senti, Mojito. Mojito. Virgin però. Certo, perché noi bevevamo solo acqua. Certo. Non c'è alcol all'interno. Quindi mettiamo il pod, tiriamo su leggermente. Si sente un botto. È buono. Ah, no, vai, prova. Gli piace il fatto che succhiamo dalla stessa borraccia. A mia no, però. Mi hai cazzo in casa un attimo fa. Capito, hai toccato la bocca. Dai, sento un botto. Sento un sacco veramente. Sento un delirio. Ottimo gusto, super estivo. Assolutamente, quindi la terremo qui nel caso dovesse servirci dell'acqua, che in questo video è sotto questo sole, può sicuramente servire. Vi lascio ovviamente tutti i link in descrizione per avere maggiori informazioni su questa borraccia e comunque sull'intero mondo dei rap. E adesso chiamerei a Manfredi per... Chiamerei. Vieni qua, chiamerai Manfredi. Lascio qui, va, anzi la metto qua perché sicuramente gli diamo un calcio. Che cerette sono? Io uso solo quelle vet. Vet? Le scrive strada. C'è caldo, non ti preoccupare. Ma se non la colla non si riscalda. Guarda, Manfredi ha sudato a forma di smile. Perché sono sempre felice. Sono io che non sono felice quando vedo te. Ah, solo due cerette, quindi con una ne facciamo due. Vieni certo, qua. Bravissimo, incredibile. Ma sono entrambi lati e appiccicosi, non devi toccarli. Ma come dobbiamo mettere? Perché ho deciso di fare queste cose stupidissime? Manfredi, ma tu ci farei delle Una mamietta, non tappetta. Ci fa un rodo. Non ci fare un rodo. Aspetta, zing. Tira di più sta corda. No, basta. Raga, è una cosa incredibile. Ma non è così che lo devi fare. Sì, deve farci il ruppo. Il ruppo. Dai, stringi. Stringi forte, sennò quando poi calci il pallone. Non okay. Ti preoccupare, non c'è il rischio. Farà male, frate. No, sarà una passeggiata di salute. Chiudi gli occhi perché sennò vediamo qual è la palla attaccata. Chiudi. Allora, Manfredi, un attimo. Aspetta, fallo più lungo. No, non posso. Però non vale, Giampiero si è rasato. No, aspetta, non sul lato dove mi sono operato. Ma cosa cambia? Ti strappo il cuore. E mi fa male. Non hai sensibilità, meglio. Leva. Cretino. No, fa male, fidati. No, fa male. Giampiero ha dei dubbi sulla percezione del suo corpo. Non ha sensibilità, ma ha comunque più paura di mettere la ceretta dove non ha sensibilità. Che fai? Cosa fai, Manfredi? Ma che fai? Zingaro. Ma che fai? Ma Zingaro non puoi. Cosa fai? Per rialzare che... Stai fermo, non lo voglio. Vai a rubare da un'altra parte, uno solo. Ma fa culo. Perché devi mettere perché due? Perché due? Ma che croce? La croce te la faccio vedere io, ti ci crocifiggo. Dai, dopo se facciamo... Dai, non lo mettere. Lo mettere. Levati giù. Non serve, perché se poi... Non serve, compa, dai. Zitto, se parlo io. Se calciamo subito, poi così abbiamo le altre cerette. Ora lo abbattiamo, Manfredi, un colpo però morirà. Posso dire che già... Ma quello non è colpa mia. Facendo questo... Chiudi gli occhi. Ok. Eppure tu hai visto ora. Non ho visto, avevo chiuso gli occhi così sto guardando a te. Ok, ci siamo. Fare delle domande o andiamo a c***o, Manfredi? Oh... Allora, sai cosa farai? Io mi farei decidere una alla volta. Ok. E troviamo ogni volta una sfida diversa. Ah, cazzo vuol dire? Aspetta, fai fare. Per la prima? Sì. Un carta, forbice, pietra. Zio Pera!
È alla prima, chi vince vince. È one shot. One shot. Alle tre, vai. No, no. Carta, forbice, pietra. Ma poi è brutto, dovrebbe essere bim bum bam, no? In tutto il mondo. Carta, forbice, pietra. Ma solo noi terroni facciamo carta e forbice. Facciamo carta. Carta, forbice, pietra. Sforbiciata. Parità, Manfredi. Carta, forbice, pietra. Eccola. C'è dell'intesa. Carta, forbice, pietra. Porca scusate. Decido io qual è la palla adesso da calciare. No, ognuno decide il suo destino. Ah, scegli la tua allora. Che cazzo di regole sono? Decido io, infatti, ma cazzo manca. Questa blu qua. Qua vicina. Ma è... Con demonio! Ma sei un idiota se prendi anche le altre! Se non l'ha preso, guarda qua! Non doveva andare. Ti giuro, con... è un idiota. La devi calciare verso di là, no? No, perché rischio di prendere. Vai, vai. I palloni qua. Sistemali. Sistemali. Non ti preoccupare. L'importante è che quando tira, non quando rimbalza. Una cosa devo fare giusta, non riusciamo a farla. Ma perché Manfredi? Manfredi non lo dobbiamo chiamare più. Ok, va bene. Ora che devo fare? Un'altra sfida. Pari e dispari. Che cazzo di sfida sono? Ci sta. Pari. Pari tuoi, pari tuoi, pari tuoi. 4. Dobbiamo smetterla. È 4, giusto? Ah, è 4, insomma. Chi sceglie? Tu. Pari miei, scegli tu. Scelgo io, scusa. Che regole sono? Scelgo io. Perché ho vinto? Il blu e il rosso. Devo scegliere io perché ho vinto. Se era pari miei, se no era disperato. Va bene, va bene. Stai minchia. Dolore, non so quale scegliere perché potrebbe esserci pure il mio. Zio Perone. Oddio. Uno di quei due gialli, compa, fai tu. Mi raccomando, non calciare gli altri. E poi devi calciare fortissimo. Fai. Oh! Oddio, oddio, che ansia, oddio. Adesso Manfredi. Qui ci goda a fare questa cosa comunque. Bellissimo. È il numero dietro le mani. 4. No. Ma tu lo puoi cambiare quando 7. Vuoi. 7. No. 5. No. 6. No. 3. No. 4. No, zitto, tutti tu li dici. 1. 9. No. 1. No. E poi 0. No. 2. No. 10. Che numero ci manca? 8. Cazzo! Tiro di nuovo io. Scusa, prima avevo detto il destino di quei due gialli. Tiravo uno di quel, l'ultimo giallo qui davanti. Porco. Zitto. Ah! Ah! Porca pure a me l'hai tirato. Però porca hai tirato anche il mio. Anzi dai. Ma ha fatto malissimo perché si è attaccato alla Pels. Cioè è vero. La ceretta è questo il suo scopo. Riordina un attimo qui il... Non sto sanguinando. Sì, ma ora scusami. So come imbrogliare la cosa. Ma sono solo io. Sì, me lo devo rimettere. Grazie che me l'hai portato. Non fa che dopo, ma la stai bar. Ma me la riattacchi, no? No. Infatti, su. No, certo, te la riattacchi. Me la riattacchi. No, non è possibile. L'attacco un altro. Però non mi dovete guardare la situazione. Eccoci tornati, Manfredi ha ben deciso di riattaccarmi la ceretta quando... Che non erano queste le regole. Non erano queste le regole, però per dare un quid in più al video lo facciamo. Vogliono solo vederti soffrire. Lo so, non lo mettere sulle rap, anzi fammi bere un po' d'acqua, va, sicuramente fa bene. Quindi, adesso che facciamo Manfredi? Cosa ci delizi? La camera guarda sempre. Di nuovo i numeri? No, no, è una palla i numeri, fai domande. Fai domande, tipo chi è nato prima? Chi è nato prima? Ma che cazzo c'è? Penso che è nato prima. Federico e Luca. Luca! Federico! Lo sapevo che eri tu, ma non potevi nascere dopo, vecchiaccio! È nato dopo, hai ragione, Giorgio. Sì! È nato dopo? Sì. Ma perché mi fai le burle, scusa? Scelgo il pallone rosso più in alto di tutti, quello lì in fondo. Perché ho scelto quello? Perché l'avrei... Madonna. Quello più in alto, un c***o sta perché andare in corsa? Non è ora dire anche il mio. Se ha fatto un buon lavoro, no. Porco! L'hai visto, gran figlio di l'hai visto? L'hai visto? E lui, tu ti sei girato e io mi sono girato per controllarti. La madre ma non ti stacchi niente. E meno male, però fa male lo stesso. Ma l'ha visto, non è giusto. Ora non me lo riattacco più, va. Perché lo sai come dovrebbe essere? Che metti la ceretta e poi attacchi un pezzo di scotch sul filo. Secondo me. Va non bene così. Lo stesso, va bene così. Che tu ancora ti sei tentato di e non ti sei rovinato il discorso. Proseguiamo. Allora. Non me lo riattacco. Va bene, vediamo se Giorgio sopravvive. Ok. Vabbè, vai. Cos'è? Perché adesso lui non se lo riattacca io sì? Perché, scusa, perché io ce l'ho fatto due volte. Devi sopravvivere. Sono c***i tuoi. Non mi frega niente. È una roccia che inizia con la O. Ed è... Ossidiana. Porco due, come c***o è venuto? Io sono intelligente. Sempre io scelgo per te, quindi sti c***i. Infatti è una regola di m***a. Le domande sono solamente inutili.
Questo blu qua davanti. No, è staccato, si vede, vaffanculo. Ah no, non me l'hai detto. Quello giallo lì in fondo. Porco, porco zio. Sei nato. Però ti va di culo, zio. Cioè, ma tanto puoi... prima o poi. Scusami, dovremmo dare un tot di palloni rimasti. Ce ne sono due, quattro, sei, tre palloni. Questo. Ma tua madre. È tolto pure quest'altro che è staccato, lo vedo, Susba. Che l'avevo visto già, quel rosso. È staccato, gran. Allora l'ultimo, scusami, perché questo l'abbiamo tolto, ci sono quattro palloni, l'ultimo tiro. Palloni. Allora, questo rosso qua davanti. No, no. Quello blu. E questi tre qua davanti. Ok. Vai, prima fatti questo giallo. Però ti può andare così di culo. No, no, aspetta che la c'è tutta staccata, figlio di troia. Oh, che culo, mi sa che è quello allora. Oh, se non sono manco quei due. No, sono staccati, è quello. Ah! Sì, dai, mica che sei commediante, non ti ha fatto niente. Manco ti ha staccato un peletto. Sono pieno di colla adesso, senza motivo. Com'è possibile che il lago si stia agitando? Non si sa. Ho stato malissimo. Passato? Un po' sì. Hai l'olietto? Sì, l'olietto. No? Ma in teoria, se hai aperto la porta alla cosa, dovresti avercela. Vabbè, lascia stare. Non, Madonna no. Santa, ma io come faccio a lavorare con questo? Non mi hai fatto una ceretta. Guarda, Murillo, cosa è divertente. Non serve nemmeno più l'accetto, fai così? Fortuna. Dovevamo farlo prima, eh. Una cosa geniale. Prima. Raga, si è staccato. Che dire, io direi che per questo video possa essere tutto. La ceretta ce la siamo fatta. Direi anch'io. Chi più, chi meno. Ringraziamo la Baietta per averci ospitato. Ringrazio ovviamente anche Airup per aver supportato e per supportarci ogni estate con queste idee. Che cazzo dire? No, geniali, geniali. Geniali. Per i muri ci saranno altri video estivi. Noi adesso andiamo dentro quel lago, probabilmente a farci del male.